Abbiamo ascoltato le parole su un grande italiano, Leopoldo Parodi Delfino, capace di portare sviluppo del territorio e d'impresa in un luogo come Colleferro e da lì per tutta l'Italia. Quali sarebbero secondo lei le ricette invece per rilanciare anche l'economia sull'esempio di uno dei grandi industriali del passato? Intanto bisogna ricostituire l'ambiente. Noi prendo ancora presto le parole che l'altro ieri ha detto il presidente dei Vescovi, bisogna pulire l'atmosfera, bisogna dare coraggio ai giovani, insegnare loro che non c'è niente, perché per ogni problema c'è sempre una soluzione, forse anche più di una, che bisogna riportare la moralità in questo paese, un paese che ha perso questa moralità. Bisogna avere coraggio, intraprendenza, non avere paura di cominciare dal piccolo, nel campo dell'industria, nel campo della cultura, nel campo dell'arte, e questo paese ha le possibilità per potersi riprendere. Segretario Cesa, alla luce di quanto emerso quest'oggi, abbiamo parlato di industrie, di imprese, di grandi esempi del passato, la ricetta invece per rilanciare anche la nostra economia sulla base di un'esperienza antica, passata, in un territorio come quello anche da cui lei proviene, a cui è molto a cuore. Sì, ma Leopoldo Parodi Delfino rappresenta un esempio, magari poco conosciuto nel paese, ma da me molto conosciuto, perché essendo nato ad Arcinazzo e venendo ad Arcinazzo, Leopoldo è chiaro che noi lo conosciamo, quindi un esempio per quello che ha fatto, per la concretezza che ha avuto in fare nuove iniziative imprenditoriali non solo nella mia ma nel paese nel secolo passato, e questo dovrebbe servire per spingere anche la classe imprenditoriale a fare di più. Ma c'è un discorso di fondo che non può che riguardare la politica, così non si può più andare avanti, si deve dare una svolta a questa situazione, perché non sono più in condizione di dare risposte concrete al Paese. Quello che noi auspichiamo è che ci siano tutte le parti politiche dentro, che siano coinvolte le parti sociali, che siano coinvolte il mondo, che sia coinvolto il mondo dell'associazionismo, le categorie, tutti insieme per far risalire questo Paese. Se non faremo così, difficilmente il Paese uscirà da questa situazione. Assieme a professor Giancarlo Elia Valori andiamo a tracciare quello che è stato un ritratto storico per immagini di un'esperienza economica, sociale, politica, viva di un territorio in cui lei ha preso parte da diretto protagonista. Di Bombrini Parodi Delfino, naturalmente io non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché sono entrato nella società nel 1965-66, però ho visto le realtà. Questa sera Cesare Romiti ha delineato molto bene quello che è stato tutto il percorso di questo grande manager, ma soprattutto quello che ha lasciato gli insegnamenti, che gli insegnamenti di ieri credo che fanno soprattutto una cosa importante ha segnato nella mia carriera di manager: la privatizzazione. Quando proprio Romiti nel 1966 fece la prima privatizzazione in Italia della Bombrini Parodi Delfino e della Nia Viscosa, che voi tutti ricorderete, ed è stato il primo passo vero di un'autentica privatizzazione nell'interesse dello Stato e soprattutto dei privati, ma anche dei lavoratori. Giancarlo Leone, è stato un momento di riflessione tra passato, presente, ma soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro. Una volta si parlava di distretti produttivi, oggi si parla di reti associative per un'economia da rilanciare anche nel nostro paese. Qual è la sua valutazione alla luce dell'insegnamento che possiamo trarne dinanzi a questi grandi esempi del passato? Ma questi libri servono soprattutto a questo, a ricordare come nel nostro passato recente, il secolo scorso, l'esperienza della BPD, poi diventata BPD Snia Viscosa, ha portato nel giro di alcuni decenni l'industria italiana a essere nel cuore del nostro paese, ma anche nel mondo. E come tante altre realtà imprenditoriali, private e pubbliche, si sono affermate. Oggi, in una fase nella quale invece si vede più alle dismissioni che invece il rafforzamento di questi grandi poli industriali, ecco che quegli esempi forse possono servire a tutti quanti per capire il paese che siamo stati, il paese che desideremmo che fosse.
una pregevole iniziativa editoriale, un affresco storico per immagini a descrivere un italiano vero, un imprenditore di un tempo passato però che guarda al presente e soprattutto al futuro. Qual è il significato di questa pubblicazione e quale utilizzo potrà anche venirne da qui per i prossimi? Leopoldo Parodi Delfino è stato un imprenditore eccellente, un esempio valido ancora oggi, perché al centro della sua impresa c'è sempre stata la ricerca e l'innovazione, per cui la BPD è stata sempre al passo dei tempi e qualche volta diciamo all'avanguardia, tant'è che nei suoi laboratori lavoravano ricercatori eccezionali che poi sono diventati anche premi Nobel come Giuliano Natta. Questo per dire come fosse avanzata la BPD di Leopoldo Parodi Delfino. Antonella Dorelà Bourbon, un libro che rappresenta anche un esempio vero di italiano attaccamento alla terra, un industriale di altri tempi con un occhio però rivolto al presente e al futuro per quanto ci ha lasciato. Quali sono stati i motivi che l'hanno spinta ad approfondire Leopoldo Parodi Delfino e anche un filone come questo? Sì, in effetti mi sono appassionata al personaggio, indipendentemente dal fatto che sono entrata a far parte di questa famiglia, ma ho conosciuto e ho riconosciuto nel senatore Leopoldo Parodi Delfino delle qualità ammirevoli, come il fatto di aver costituito con dei capitali del tutto privati, e credo che fosse uno dei primi casi in Italia, di aver costituito un gruppo imprenditoriale che parte dalla chimica e nella fattispecie negli esplosivi e poi si diversifica in cemento, in detersivi, asfalto in Albania. È inoltre una culla di talenti, alcuni dei manager più brillanti che l'Italia di questo secolo, o se preferisce del secolo passato, che abbiamo avuto, come il dottor Cesare Romiti, il professor Giancarlo Liavalori, il dottor Mario Schimberni e moltissimi altri. E quindi ritengo, mi sono appassionata a tutto questo perché appunto bisognerebbe imparare da lui.